Ma di dare inizio, credo che, visto che siamo in apertura di un corso dove va la morale, bene e male, nell'incontro tra le religioni, che è frutto di una collaborazione, come avete potuto vedere dai programmi, tra la Facoltà Teologica del Triveneto e la Fondazione Lanza, è il momento dei saluti e quindi io vorrei dare la parola in primo luogo a Monsignor Roberto Tommasi, preside della Facoltà Teologica del Triveneto. Buonasera a tutti, benvenuti nella sede della nostra facoltà e a questo primo incontro della serie Dove va la morale. È ormai da alcuni anni che c'è una collaborazione, che penso di poter dire feconda, tra Fondazione Lanza e Facoltà Teologica attorno a tematiche che si muovono tra l'antropologia, le religioni, la morale. Ecco, il tema di quest'anno risulta molto, a mio avviso, avvincente, perché trasversalmente si mette in dialogo all'interno di una diversità di voci religiose e anche laiche attorno a questa tematica complessa che in una società liquida, per ricordare Bauman, che ci ha lasciato qualche giorno fa, ha bisogno davvero di essere continuamente pensato e ripensato. Ringrazio Simone e gli organizzatori, ringrazio i relatori di questa sera, auguro a tutti e a tutte buon ascolto. Grazie. Seconda voce di saluto, Don Lorenzo Celi, presidente della Fondazione Lanza. Sono lieto di presenziare a questo momento di ripresa del percorso iniziato appunto già da alcuni anni, che vede impegnata la Facoltà Teologica e la Fondazione nel tentativo di approfondire il senso dell'etica nel contesto culturale e sociale odierno. E mi allieta ancor più il fatto che il tratto di strada di quest'anno sia dedicato all'ascolto e al confronto sul significato dell'etica nelle grandi tradizioni religiose. Dato per presupposto che il fattore etico viene dopo il dato di fede e ne è piuttosto espressione e conseguenza, auspico che questi incontri possano davvero aiutarci a conoscerci e quindi a stimarci sempre di più, permettendoci di accrescere il patrimonio valoriale comune che desideriamo condividere con tutti gli uomini di buona volontà. Credo che proprio in questi momenti formativi la Fondazione Lanza, nata all'interno della nostra diocesi per essere spazio di confronto e di incontro fra le varie voci del mondo della cultura al servizio dell'umano, trovi davvero il senso più profondo e autentico della sua vocazione. Ringrazio il preside, Don Roberto, per la disponibilità a proseguire nella partnership con la Fondazione nella realizzazione di questo percorso. Il segretario generale Lorenzo Biagi, che vi saluta, non potendo essere presente perché impegnato nella docenza in altra sede, e il professor Morandini per l'impegno e la passione che testimoniano nel praticare e nel proporci questi percorsi. E infine i nostri due ospiti, che stasera ci parteciperanno il frutto dei loro studi e della loro esperienza di ricerca e anche di fede. Grazie di cuore e buon lavoro. Già molto è stato detto, ma non è possibile avviare un ciclo di incontri su un tema così spesso, vorrei dire, consistente come questo senza due parole, proprio due parole davvero di introduzione, perché il nostro ciclo si colloca in un tempo non facile, un tempo non solo dal punto di vista meteorologico, ecco, non è solo questo il tempo, è il tempo della pluralità, il tempo in cui la globalizzazione pervasiva ci pone in una condizione in cui le diversità sono le une alla presenza delle altre. Non siamo più separati, non possiamo più pensare che ci sia uno spazio cristiano da un lato, un mondo ebraico in un angolino dall'altro, l'Islam, eccetera, eccetera.
È un tempo in cui ci troviamo quasi di fronte all'alternativa tra lo scontro civiltà, poco più di 20 anni fa Huntington disegnava questa ipotesi, oppure un'inedita opportunità di scambio e di confronto. Giorgio Lapira, un appassionato del dialogo cristiano-ebraico-islamico, parlava di un crinale apocalittico in cui in qualche modo ne va della qualità del futuro umano. Ecco, in questo contesto complesso e delicato, un ruolo chiave ce l'ha, è stato già detto e lo ripeto, ce l'ha l'etica, come elaborazione riflessa che pensa a partire dai comportamenti con la ardita pretesa di orientare i comportamenti. E nell'etica uno spazio importante ce l'hanno evidentemente le sensibilità culturali e religiose, le une e le altre in modo diverso. L'etica quindi che può essere fattore di differenziazione, e spesso lo è stato, ma che può anche diventare talvolta luogo d'incontro. Ecco allora il senso di questo corso. In primo luogo comprendere come le diverse esperienze religiose collocano l'etica. Persino una parola come etica, non è scontato che tutti i nostri relatori potranno farla propria, in qualche modo. Bene o male, bene e male già forse sono più maneggevoli, in qualche modo. Come le diverse esperienze religiose contribuiscono a formare moralmente i rispettivi fedeli, su quali pratiche o su quali insiemi di pratiche li orientano. Questo è un primo insieme di domande che così lascio in eredità ai miei due interlocutori. Ma ce n'è anche un secondo che mi interessa. Come tutto questo, questo insieme che ho appena accennato, cambia e si modifica in questo tempo di globalizzazione. Fa la differenza in qualche modo l'essere forzati per certi aspetti all'incontro, che può essere però declinato con modalità diverse evidentemente. E ancora, l'ultimo insieme di domande, quali risorse ci offrono le religioni per costruire assieme una convivenza buona, o almeno decente, per usare un'espressione di Margalit, pensatore sociale israeliano, se non sbaglio. A rispondere a questo difficile insieme di domande abbiamo stasera due relatori di grossa competenza e che sono molto contento di avere accanto a me, perché sono anche due amici di antica data per me. Il primo che prenderà la parola, poi presenterò Carmine Di Sante successivamente, il primo è Gadi Luzzatto Voghera, nato a Venezia nel 1963, un dottorato in storia con una tesi sull'emancipazione degli ebrei in Italia, autore di molte pubblicazioni sull'ebraismo e particolarmente sull'antisemitismo, lui è molto lavorato sia anche in contesti culturali in cui non ce lo si aspetterebbe. Docente di storia presso la Boston University, in sede in Padova, per molti anni, ha diretto, forse ancora dirige, la biblioteca archivio Renato Maestro, non si sa, della comunità ebraica di Venezia, perché adesso il suo incarico così più rilevante, assunto da alcuni mesi, è quello di essere direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, il CDEC, di Milano. A Gavi, oltre così, alla competenza, di lui ho potuto sperimentare la grande capacità di dialogo, di interazione, che gli viene forse, non se ne così adonti se lo dico, anche da un background familiare importante. Ambedue i suoi genitori, Amos e Laura, molto hanno dato all'incontro ebraico-cristiano in Italia. In qualche modo sono presenti tra noi anche attraverso la persona di Gavi adesso. Gli do senz'altro la parola, lo ringrazio di aver accettato questo invito e ascoltiamo volentieri ciò che ci offrirà. Allora, grazie Simone per avermi invitato, anche se quando mi ha invitato non ho esattamente avuto pensieri positivi, nel senso che il tema su cui mi sfidava a misurarmi e a lavorare è un tema impossibile, lo dico subito, non impossibile per chi è esperto di teologia, di filosofia, impossibile per me, perché la mia formazione, come poco fa accennato Simone, è una formazione lontana dalla teologia, lontana dalla riflessione teologica, lontana dalla filosofia, è una formazione da storico puro in qualche modo, e quindi la sfida è doppia.
però l'ho accettata perché in realtà io trovo che una delle grandi doti formative del dialogo fra comunità con sentieri differenti, con percezioni differenti, con culture di provenienza differente, il fare dialogo aiuta a formarsi delle competenze anche sulla propria stessa radice, e io devo dire che questo tipo di percorso mi ha aiutato in questo senso, e quindi in qualche modo ringrazio tutte le occasioni di dialogo, perché sono occasioni di confronto e occasioni autoformative. Io so già che oggi imparerò sull'ebraismo da Carmine molte più cose di quante non ho mai imparato prima, perché lui è un teologo, è esperto, ne sa molto più di me. Io nella mia dalla mia prospettiva posso dare un contributo che sarà quel che sarà, e vedremo che cosa ne viene fuori. La prima impressione che ho avuto quando Simone mi ha detto il titolo Bene e Male tra ebraismo e cristianesimo è stata, va bene, semplicemente è impossibile affrontare questo tipo di tema in una brevissima conferenza. Poi mi sono subito domandato perché è impossibile. Le risposte che mi sono date sono sostanzialmente due. La prima di natura storica, perché io faccio lo storico e parto da qui. Se io mi chiedo se esista una visione univoca del bene e del male, e di questa dicotomia forte nell'ebraismo, non posso che dare una risposta negativa, per il semplice fatto che non esiste un solo ebraismo, non è esistito nella storia, nella diacronia della storia. È molto complicato dire che gli ebrei del 2016 sono gli stessi dell'epoca di Gesù o dell'epoca biblica. Abbiamo certamente delle fondamenta comuni, abbiamo delle grandi trasformazioni storiche di cui non si può tenere conto, e poi sono diverse anche nella sincronia. Stiamo parlando di dialogo, il cristianesimo è nato da una diversità sincronica e non era l'unica diversità che si viveva nel mondo ebraico, che era molto molto articolato in quel periodo e lo è stato in tanti diversi momenti della storia. Per questo l'idea di dire, la sfida di dire che cos'è per l'ebraismo la divisione bene e male, è un'idea che dal punto di vista storico non può che trovare una non risposta, non una risposta negativa, una non risposta o moltissime risposte. La seconda questione è di tipo teologico, perché è molto complicato identificare una univoca teologia ebraica. C'è qualcuno che addirittura sostiene, e forse ha ragione, che non esista una teologia ebraica. Il senso è questo, non voglio fare scandalo, ma sostanzialmente Dio nell'ebraismo in qualche modo è una precondizione a tutto, a partire dai primi versetti della Bibbia. Prima c'è Dio che crea, creatore, e non si trovano nei pensatori ebrei dei diversi secoli, a cui ho accennato prima, dei filoni riconoscibili di riflessione sulla conoscenza di che cos'è Dio, di chi è Dio, di che cosa fa, sì, ma è proprio una precondizione. La discussione, il nodo della discussione è più sulla qualità dell'esistenza sotto i dettami di Dio che non
sull'identità di Dio stesso. E anche in questo caso la questione si fa abbastanza complicata se cominciamo a ragionare sul bene e sul male, perché di nuovo è una questione eminentemente teologica a cui, con la quale in qualche modo ci confrontiamo. Allora, di fronte a queste due difficoltà, o telefonavo a Simone e dicevo, guarda, scusami, mi sono sbagliato, oppure, cosa anche abbastanza legittima poteva essere, o facevo finta che il treno fosse in ritardo e lasciavo tutto a Carmine, oppure mi provavo a disegnare un percorso possibile, a toccare alcuni momenti di riflessione che possono in qualche modo aiutarci a sviscerare in qualche modo i numerosissimi temi che sono coinvolti in questa dicotomia. Allora, il primo, diciamo che ho strutturato la cosa su 3-4 punti, poi vediamo se riusciamo a farli a risolverli tutti. Però sono dei momenti abbastanza interessanti perché disegnano prospettive forse in parte inedite, diverse rispetto a quelle su cui siamo abituati a ragionare quando parliamo di bene e di male. Allora, il primo ineludibile nodo attorno al quale bisogna forse avviare una riflessione è il primo momento in cui compare il bene e il male nelle nostre scritture comuni, e naturalmente è il versetto della Genesi. Io non sono un biblista, anche questa è una premessa che va fatta, ma naturalmente Genesi 2:9 lo conoscono tutti, e il momento in cui il Signore indica a Adamo il Gan Eden e gli indica l'esistenza di non un albero ma di due alberi nel Gan Eden, nel giardino paradisiaco, diciamo così. Uno è l'albero della vita, l'altro è l'albero della, virgolette, conoscenza del bene e del male. Allora, la riflessione su questo elemento, quello sull'albero della conoscenza del bene e del male, su tutta la storia di Adamo ed Eva, del frutto, eccetera, e del peccato originale, appunto, di questo mangiare il frutto da un albero che era stato vietato, ha avviato una enorme letteratura proprio sul concetto di peccato originale. È una letteratura in grandissima parte non ebraica, cioè gli ebrei hanno riflettuto in maniera un pochino diversa su quel evento. Non voglio dire che non ci sia stata una riflessione sul concetto di peccato originale, ma se io vado a vedere i commentari dei principali protagonisti della letteratura rabbinica su questo tema, in realtà il tema viene affrontato con prospettive completamente differenti, forse sorprendenti. Quella che mi ha sorpreso di più e che forse sulla quale volevo incentrare il mio primo elemento è sulla questione è una questione linguistica, e cioè una questione legata al testo ebraico. In ebraico l'albero della conoscenza del bene e del male si chiama Etz Da'at Tov Vara. Da'at, il concetto di da'at, conoscenza, è quello il concetto, non è il bene e il male il concetto su cui si sviluppa molto la riflessione degli ebrei, ma su che cosa significa conoscere il bene e il male, che cos'è questa cosa. E allora i rabbini nella loro metodologia di commento del testo biblico
tipicamente vanno a ricercare gli altri luoghi biblici in cui viene usato il verbo conoscere, il verbo da'at, yedà, che è conoscere, conoscenza. E si scopre che in realtà questo verbo non ha nulla a che fare con il bene e con il male, ma la conoscenza ha a che fare con qualche cosa di carnale, e cioè conoscere una donna è notorio, insomma. È il significato più ripetuto nel testo biblico per questo tipo di verbo. E allora la riflessione ritorna sul testo originale e dice: ma allora perché viene utilizzato questo verbo per ragionare sul bene e sul male? E il commento che forse mi è interessato di più è il commento del rabbino Sforno, un rabbino italiano che poi, di origine italiana, che poi Ovadia Sforno, che poi ha finito la sua vita a Gerusalemme, ed è uno dei più grandi commentatori riconosciuti nella tradizione ebraica, il quale lui dice sostanzialmente che qua in realtà, anche appoggiandosi su tutta la letteratura talmudica, su tutto il Midrash che elabora in qualche modo una riflessione sull'argomento, che lì si stabilisce una vera differenziazione fra l'esistenza dell'uomo dal punto di vista possibile ancora, prima del peccato, diciamo, prima di aver violato per la prima volta un comandamento divino, fra un'esistenza divina e un'esistenza materiale. Da una parte c'è ed è per questo motivo che si usa la parola conoscenza, conoscere. Quando, non a caso, quando Adamo ed Eva mangiano la mela, la prima cosa di cui si accorgono è delle loro nudità e quindi del loro aspetto fisico, che è fisico legato alla procreazione. Allora Sforno dice due cose. Qui è il momento della scelta fra due diverse eternità, una eternità possibile di tipo angelico, in cui l'uomo poteva vivere per sempre nel Gan Eden, vivendo una vita angelica e senza interrogativi, eterna, l'eternità della vita angelica, oppure la vita di nuovo eterna, ma legata alla procreazione, per cui l'uomo sceglie coscientemente di mangiare e quindi di mangiare da questo albero, perché sceglie di affidare la propria immortalità in qualche modo non all'eternità, ma alla procreazione di propri simili. E quindi sceglie l'etica, sostanzialmente, cioè sceglie di sottoporsi a questa sfida di comportamento complicato, perché naturalmente nel momento in cui si viola il comandamento, che non è un comandamento, è un ordine, diciamo così, una proibizione, la punizione è una punizione dolorosa, è una punizione pesante, quella che Dio assegna agli uomini. Ecco, questa mi sembrava già una riflessione interessante, che in qualche modo scompaginava un pochino il modo in cui noi siamo abituati a ragionare sulla questione della scelta del peccato come in qualche modo qualche cosa che ha a che fare con il male scelto tra l'altro dalla donna, per cui con tutte le ricadute che nel corso dei millenni ci sono state, sia dal punto di vista teologico ma ahimè più dal punto di vista pratico e storico.
E, spero che si sia capito questo passaggio. Se... non sono sicuro neanch'io della completezza di questa interpretazione, ma la presento e la propongo alla, alla discussione. La seconda, il secondo tema, che è un tema importante, che poi è un tema che ci porteremo avanti nel, nel seguito della mia, nel proseguo della mia piccola presentazione, ha a che fare naturalmente con la halakha. La halakha è il termine, che significa cammino, con cui viene identificata nel tempo ebraico il concetto di legge e di rispetto della legge ebraica, della normativa ebraica. Questa è la prospettiva, cioè il rispetto della halakha, il rispetto della normativa, che poi è anche uno dei nodi fondamentali su cui si è maturata la scissione del cristianesimo, con Paolo che ha fortissimamente contestato questo tipo di approccio all'ebraismo tradizionale dei farisei, sul rispetto di questa normativa e sulla continua riflessione e aggiornamento nel tempo. Halakha è una normativa che si costruisce nel tempo, è un cammino nel tempo, e di nuovo si innesta la questione, più che del male, del bene. Che cos'è bene nella tradizione ebraica, che si è, diciamo così, nella tradizione ebraica diasporica ormai, nella tradizione ebraica non più solo biblica, ma soprattutto in prospettiva talmudica, che va a costruire una società formata sulla normativa? Il bene è il rispetto di questa normativa, che non si contrappone paradossalmente a un male, ma si contrappone a un non bene. Meno bene non sono più dei grandi interrogativi teologici ed etici in qualche modo, ma sono morali, sono questioni di tipo pratico. Bene è comportarsi in maniera rispettosa della normativa che deriva dal dettame, dal dettato di Dio nei comandamenti e in tutto il testo biblico, e che poi viene precisata nell'elaborazione della normativa, prima della Mishnah e poi del Talmud. Su questo c'è un testo che io mi permetterò di... In realtà la vera riflessione fondamentale su questo tipo di approccio la fa il filosofo Moshe ben Maimon, conosciuto come Maimonide, un filosofo ebreo di origine spagnola dell'età medievale, vissuto nel XII secolo, che poi si sposta a vivere in Marocco e poi finisce in Egitto la sua vita, un medico, e il fatto che fosse medico ha una forte rilevanza sulla questione dell'etica e del buon comportamento, un buon comportamento nella società, un buon comportamento verso il proprio corpo, verso la propria persona. E Maimonide fissa in qualche modo i criteri dell'etica ebraica, diciamo avviando una riflessione di sintesi che cerca di mettere insieme tradizioni che lui stesso riconosce abbastanza differenti. Io non saprei dire meglio del rabbino Giuseppe Laras le parole che vado a leggere da un testo che mi permetto, posso fare pubblicità? Che mi permetto di suggerirvi, perché è un testo interessante, di Giuseppe Laras e Michele Tedeschi, Maimonide, un percorso verso il benessere, edito da...
Agricole anche, che l'ho scoperto da poco anch'io, gruppo editoriale Muzio, cosa che non conosco, forse tu lo conosci bene, del 2010, in cui vengono tradotti due testi importanti di Maimonide. E nel presentare il pensiero etico di Maimonide e dell'ebraismo in generale, Laras dice questo, dice sostanzialmente che nell'ebraismo, nei confronti dell'etica e quindi anche del ragionamento su bene e male, ci sono due orientamenti. Il primo di questi orientamenti, in linea con l'insegnamento emergente dal libro dei Proverbi, da numerosi salmi, da buona parte della produzione letteraria dell'ebraismo ellenistico, nonché da quella del periodo mishnico-talmudico, si caratterizza nel respingere e nel condannare ogni forma di eccesso del comportamento umano, sia ovviamente nel senso del male che anche in quello del bene. Sono cioè, a titolo esemplificativo, ugualmente da evitare in quanto impedienti la realizzazione dell'etica comportamentale ideale, la cupidigia e la prodigalità, la sensualità e l'astinenza, l'impietà e la bigotteria e così via. Il secondo filone, diciamo, ebraico, che riflette sulla questione etica, traendo alimento e ispirazione da altri scritti biblici, in particolare dal libro di Giobbe e da quello di Coelet, nonostante in quest'ultimo siano in proposito presenti alcuni elementi di incertezza e di contraddittorietà, propone un diverso contenuto dell'etica ebraica, sostituendo alla nozione di moderazione o di medietà quella più categorica e perentoria di estremismo, o se preferiamo di impegno spinto fino alle estreme conseguenze, sfociante cioè nell'area della santità, che secondo alcuni maestri del Talmud appare essere una dimensione quasi angelica. Maimonide, secondo la visione di Giuseppe Laras, e non posso manifesta incompetenza contestarla, per cui mi affido a quello che dice lui, che è il maggior studioso di Maimonide in Italia vivente sicuramente. Fra queste due prospettive Maimonide sceglie la prima, sceglie quella della medietà in qualche modo, e nel suo Mishnei Torah, che è il più grande, la più grande opera di commento, che fra l'altro ha una storia particolare che ha a che fare con Padova, se poi volete ve la racconterò, adesso stiamo parlando di altro, e però una cosa la devo dire, e di cui possediamo un manoscritto del 1405, scritto manoscritto a Piove di Sacco, alto così, nella biblioteca della comunità ebraica di Venezia, un oggetto splendido. Ma Maimonide nel Mishnei Torah indica in qualche modo quali sono i cardini attorno ai quali si deve fondare un'etica del bene operare, naturalmente attraverso la regola della halakha, cioè il rispetto della legislazione, della giurisprudenza ebraica è indirizzato non perché ce l'ha detto Dio, non perché ci sentiamo bene così, non perché diventiamo particolarmente santi, ma perché primo imitatio Dei, dobbiamo imitare il comportamento di Dio, secondo dobbiamo unirci a coloro che conoscono Dio e il suo comportamento, e poi c'è tutta una serie di altri elementi che sono elementi fondamentali di quello che stiamo facendo adesso, e cioè del dialogo, dell'incontro con l'altro, amare il prossimo, amare i proseliti e gli stranieri, non odiare i fratelli, correggere il prossimo, non svergognare le persone in pubblico, non far soffrire i miseri, non diffondere calunnie, non vendicarsi, non serbare rancore. Si tratta di comportamenti etici quasi, come dire, che ci sembrano quasi normali, ma poi in realtà, se andiamo a vedere, nella vita di tutti i giorni non è sempre esattamente così, per cui a me sembra una prospettiva interessante quella
di arrivare attraverso il rispetto della normativa e della giurisprudenza a un comportamento, a un'idea di bene espressa in questo modo. E questo era il secondo elemento. Ecco, vedi che già parlo di più di quello che pensavo. È grave. Ancora 8-9 minuti. Allora, finisco con una coda sulla questione della halakha, e cioè della normativa ebraica. Una coda molto più recente, che ha a che fare con la riflessione di un pensatore, un grande rabbino americano di origini lituane, discendente di una grande famiglia di grandi tradizioni rabbiniche, Rav Yosef Soloveitchik, che è stato il punto di riferimento del mondo dell'ortodossia ebraica. Ricordiamoci che nel mondo contemporaneo i mondi ebraici sono vari, sono diversi. L'ortodossia è solo uno dei tanti mondi ebraici possibili, ma Yosef Soloveitchik è uno di questi, è uno dei grandi esponenti del mondo, è stato uno dei grandi esponenti del mondo ortodosso, il quale dagli Stati Uniti, cioè da una comunità che non è stata toccata in realtà, se non negli affetti familiari, dalla grande manifestazione del male nella storia, che è stato la Shoah, per il popolo ebraico in particolare, ma non solo naturalmente, e avvia improvvisamente, necessariamente, una riflessione che è un'autentica novità nel mondo ebraico. Se prima ho detto la riflessione teologica dell'ebraismo nella storia è stata poca, è stata insufficiente forse, comunque non è stata il centro dello sviluppo dell'ebraismo, e beh, insomma, dopo la Shoah questa cosa si può dire un pochino di meno. Perfino i mondi ebraici laici, cioè non religiosi, laici è una parola che non si può tanto utilizzare per il mondo ebraico, non religiosi, si sono confrontati con la questione del male dopo la Shoah, con la questione di dov'era Dio ad Auschwitz, se c'era Dio ad Auschwitz, addirittura se Auschwitz non sia la prova dell'inesistenza di Dio, cominciano a essere riflessioni forti proprio legate alla questione del bene e del male e dell'apparente avverarsi del male nella storia. Allora, Soloveitchik deve dare dalla sua prospettiva una risposta a questa, a questa sfida, che a questo punto è una sfida teologica. E lui dice sostanzialmente questo, visto che ho pochi minuti, poi dopo magari approfondiamo. Lui fa un ragionamento sul fatto che l'uomo in realtà non è autorizzato, perché non ha la possibilità, perché è uomo, giudicare sull'assenza o sulla non assenza di Dio ad Auschwitz o nella presenza del male assoluto. Non quella componente che in qualche modo contestava Maimonide, della ricerca di una elevazione quasi angelica dell'uomo alla ricerca di Dio, è qualche cosa che riconosce anche Soloveitchik. Lui dice no, l'uomo deve lasciar proprio perdere questo tipo, lui deve rimanere nella sua prospettiva, la prospettiva umana, e solo attraverso quella prospettiva lui può giudicare il suo comportamento di fronte al male che in effetti si è avverato. E Soloveitchik, partendo da questo, fa un ragionamento attorno a due concetti che sono concetti di nuovo di lessico ebraico, ma forti, che sono Goral e Yud, che in italiano tradurrei come sorte e destino.
Potrebbero essere due sinonimi, ma non sono sinonimi. E lo spiega bene Soloveitchik. Lui dice: all'uomo come essere, all'essere vivente, all'essere umano, capita in sorte di nascere e di morire. Ma il destino suo non è un sinonimo della sorte. Lui non può farci niente, lui nasce e muore, e non può farci niente quando nasce e non può farci niente quando muore. Sono due eventi ineluttabili che dipendono non da lui. Quella è la sorte. Il destino è invece nelle sue mani. E allora l'uomo deve scegliere, e qui di nuovo la componente etica forte, deve scegliere se comportarsi, se dare al concetto di destino il significato sinonimico di sorte, e quindi dire: vabbè, io rispetto la halakha perché l'ha dettata Dio, e sia quel che sia, e vivo come persona passiva, lo faccio senza pormi domande. Oppure no, rispetto la halakha, divento soggetto, rispetto la halakha, ma rispetto la halakha perché so che la halakha è imitatio Dei. È imitatio Dei, e quindi in qualche modo ritorno alla Genesi, dove negli stessi versetti in cui Dio indicava all'uomo: guarda che questo è l'albero della vita e questo è l'albero della conoscenza del bene e del male, poi dava anche all'uomo la possibilità, per esempio, in qualche modo creativa, di dare dei nomi alle cose, agli oggetti, agli esseri viventi, e quindi lo assimilava a se stesso, l'aveva già creato a sua immagine e somiglianza. Allora, se io sono imitatio Dei, allora sono artefice del mio destino. E quindi sono anche artefice del male, se voglio. E quindi il male lo faccio io, non c'è, lascia perdere se Dio c'è o non c'è e se l'ha permesso, ma è l'uomo il soggetto del male, ed è l'uomo che può essere soggetto del bene. Soloveitchik scrive questa riflessione in un articolo che si chiama, in ebraico, è stato tradotto in inglese, che si chiama Koldo Dido Fek, e che ha comportato grande discussione, perché lui poi aveva costruito tutta questa prospettiva per in qualche modo giustificare, dare un senso dal punto di vista teologico, a questo punto teologico, della nascita dello Stato di Israele. Cioè, lui diceva: gli ebrei si devono fare soggetto e devono dare una risposta a quello che è stato il male assoluto e che li ha colpiti nella storia, e Israele diventa la risposta, che era un po' la risposta naturalmente di riscatto di un ebraismo americano che si era interrogato in maniera dolorosa sul fatto che forse aveva fatto troppo poco per aiutare i propri fratelli in Europa. E naturalmente ogni riflessione dolorosa genera novità. Questa forse è la novità teologica più importante che mi sembra di poter sottolineare e rilevare in rapporto al bene e al male. Beh, insomma, Carmine è riuscita meglio di quella che credevo. Bisogna chiamarti, farti studiare, farti lavorare di più, allora, insomma, poi i frutti ci sono. Prima di porre questioni, interrogativi e domande, che indubbiamente ci saranno a Gadi Luzzatto Voghera, ascoltiamo Carmine Di Sante, invece. Carmine è teologo noto a molti all'interno del mondo cattolico, i suoi studi risalgono ad Assisi, specialista in scienze liturgiche, anche una laurea in psicologia ho scoperto, che non conoscevo, all'Università La Sapienza di Roma. Teologia l'ha insegnata all'Istituto Teologico di Assisi, ma mi piace sottolineare in questa sede che per 20 anni ha lavorato come teologo appunto al SIDIC, il Servizio Internazionale di Documentazione Ebraico-Cristiana di Roma, un centro fondato dopo il Vaticano II proprio per promuovere l'incontro e il dialogo tra ebrei e cristiani. È un teologo molto produttivo anche, bisogna dire, scorrendo le sue pubblicazioni ne ho trovate davvero tante anche negli ultimi tempi, me ne sono tornate in mente alcune che io ho letto a questo punto, dovendo scegliere qualcuna, che ho letto con particolare gusto, tutti i suoi testi sull'ospitalità e sullo straniero, per esempio, ce ne sono diversi,
quel testo più piccolino ma molto bello sulla responsabilità, che per me studioso di etica è un buon riferimento, ma anche il tuo Parola e Terra, testo antico questo, ma nel quale ti sforzavi di offrire una bella interpretazione teologica della realtà dell'ebraismo, e credo che sia un riferimento importante per la giornata di oggi. Allora, a te chiedo di offrirci una prospettiva cristiana, in qualche modo, di risposta agli interrogativi che ci stiamo ponendo oggi. Ti ringrazio della tua presenza. Bene, sono io che ringrazio gli organizzatori, ringrazio per questo invito, poi ringrazio anche Gadi che ha superato la tentazione di non venire, perché la stessa tentazione l'avevo io. Perché parlare del bene e del male nel cristianesimo ugualmente è una cosa che fa tremare. E ringrazio voi che siete qui. Prima di proporvi alcuni flash su questo problema insolubile, alcune premesse per metterci d'accordo almeno sul piano linguistico, soprattutto chiarire un po' la mia prospettiva. Ecco, la prima cosa da sottolineare è che di per sé parlare di morale cristiana o di etica cristiana o del bene e del male nel cristianesimo è la stessa cosa che parlare dell'etica o morale nell'ebraismo. Voi sapete che per più di un millennio circola negli ambienti cristiani, e non soltanto l'ambiente cattolico, ma soprattutto nell'ambiente cattolico, una idea che l'ebraismo sarebbe portatore di un'etica della legge e del legalismo, dove si fa subito il passaggio legge-legalismo. Già questa è un'operazione indebita, capite? Che legge non è legalismo. Mentre dall'altra parte poi c'è l'affermazione nota, ecco, negli ambienti soprattutto poi omiletici e catechetici, che il cristianesimo avrebbe portato l'amore, e quindi si è creata questa opposizione, l'etica della legge, che finisce per essere legalismo, l'etica dell'amore portato da Gesù. Ecco, se non si supera questa concezione e non si capisce fino in fondo che l'etica cristiana è l'etica dell'alleanza, l'etica così come emerge nel grande racconto sinaitico, cioè di un Dio che libera Israele, e che libera Israele perché è un Dio teneramente innamorato di Israele, e Israele rappresenta l'umanità, sia ben chiaro, ecco, è rappresentante dell'umanità, è un particolare che rappresenta l'umanità, come giustamente sottolinea il grande pensatore ebreo Emanuele Levinas. E lo libera, ma finalizzando, questo è il punto, ecco, finalizzando la liberazione a quello che accade sul Sinai, o Sinai, come ecco, diciamo noi nella pronuncia cattolica. E cosa accade sul Sinai? Accade quella sottolineatura che più di una volta Gadi ha ricordato, l'imitatio Dei, dove quel Dio che ti ha portato su ali di aquile, un'immagine straordinaria di una potenza, di una suggestione toccante direi, no? Ecco, e che ti ha portato su ali di aquile, ad un certo punto chiede di fare un patto, e il patto qual è? È che ciò che lui il liberatore ha fatto per Israele straniero e oppresso, che quando Israele incontrerà uno straniero, un altro da sé, faccia nei suoi confronti quello che io Adonai ho fatto nei tuoi confronti, chinandoti su di te, liberandoti, amandoti. Questo è l'imitatio Dei, che è l'etica del Sinai. È un'etica teologicamente e antropologicamente della imitatio Dei. Gesù lo riprende, cari amici, questo, nel grande discorso sul monte, quanto dice appunto di guardare come agisce il Padre che è nei cieli. E come agisce il Padre che è nei cieli?
fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti. Un agire asimmetrico, gratuito. Un agire che non è commisurato all'agire umano. Perché, diciamolo francamente, l'agire umano non è un agire di gratuità. L'agire umano è un agire autocentrato. È un agire che risponde alla logica del dout des. Questo anche è l'eros platonico. Allora Dio chiede a quello, Gesù dice a quello, guardate l'agire del Padre e siate anche voi perfetti come perfetto il vostro Padre che è nei cieli. Il contesto è questo del discorso sul monte. Che cos'è se non la imitatio di Dio? Certo, la domanda potrebbe essere, ma è possibile per noi fare quello che fa Dio, agire come Dio? Ma la risposta, ecco, che ci dà la Bibbia ebraica, è che se Dio te lo chiede, chiedendotelo ti rende possibile di farlo. Ed è straordinario che nella Bibbia ebraica la creazione originaria divina non è quella cosmologica. Per me è stata una delle cose più grandi che ho scoperto lavorando, ecco, con il mondo ebraico, al Sidi che ha ricordato appunto Morandini, che la creazione origina etica. Dio crea un uomo come capace di essere un uomo che sia il suo luogo tenente nel mondo. Quindi ecco, l'etica cristiana è l'etica della imitatio Dei, e non in modo periferico, in modo sostanziale. Certo, aggiungo che un'etica cristiana della imitatio Dei ricentrata, radicalizzata sul perdono, da intendere anche qui non in contrapposizione all'ebraismo, come se l'ebraismo non conoscesse il perdono, è un altro appunto stereotipo, ma invece da intendere come radicalizzazione, un perdono che si fa radicale, che si fa definitivo, escatologico, direbbero i teologi, è con quel gesto del Messia, di Gesù crocifisso, nella cui morte il Nuovo Testamento legge la dedizione di amore nei confronti di tutti, nei confronti del nemico. Ecco, ridischiudendo all'umanità la possibilità di fraternizzarsi, rompere la catena, il determinismo della violenza per poter poi ricostituire un mondo fraternizzato, un mondo giusto, un mondo buono. Ecco, quindi questo mi sembra a me importante in ogni modo. Se non usciamo dalla idea che il cristianesimo ha portato l'amore, l'ebraismo invece la legge come legalismo, credo noi non possiamo neppure comprendere né l'etica ebraica né l'etica cristiana. La seconda cosa, un rapidissimo accenno, si parla di bene e di male. Ecco, da aggiungere, sono concetti difficilissimi da definire, no? E forse non sono definibili perché emergono quasi spontaneamente nell'umanità, no? Come il bene e il male, il bene si attesta, non si dimostra. In ogni modo, ecco, quello che mi sembra importante, che nella Bibbia, per quello che io ho capito, ecco, delle scritture ebraico-cristiane, quando si parla di bene, non si intende il bene nell'accezione aristotelica, che è entrata poi definitivamente nella riflessione teologica, soprattutto quella tomistica, che voi sapete assume le categorie di Aristotele per pensare la Bibbia e il Dio biblico, dove Aristotele intende per bene ciò che è appetibile, id quod omnia appetunt. Nella Bibbia il bene non è un appetibile, non è un qualcosa che soddisfa l'uomo che va alla ricerca di soddisfarsi, di compiersi, di realizzarsi. Il bene è la bontà benevolenza, il bene inerisce alla volontà, quindi è un Dio che appunto letto, che viene interpretato come benevolenza, un volere buono, che si rivolge all'uomo istituendolo, appellandolo a diventare volere buono, dotandolo di libertà per questo, e dove il bene diventa adesione di una libertà al bene. Ma perché ci sia un'adesione al bene si richiede la libertà. Che la libertà, nel grande racconto sinaitico, che la libertà è la condizione di possibilità per poter
aderire a ciò che è buono, perché se non ci fosse la libertà noi saremmo determinati e non ci sarebbe né bene né male, ci sarebbe al massimo l'armonia, oppure ecco il comportamento animale, come appunto che obbedisce alla logica dell'istinto, cioè di ciò che è dato, ma non c'è libertà, non c'è volontà. Non è senza significato che se Aristotele definisce l'umano animale, anima razionale, la Bibbia mai definirebbe questo. L'uomo è immagine e somiglianza di Dio, cioè c'è una eccedenza. È chiaro che l'uomo è animale in tante cose, c'è l'istinto della fame, della sete, anche dell'aggressività, ma non è questo che definisce l'umano. L'umano è definito, ecco, dalla volontà che è libertà per aderire al bene, ma che per aderire al bene deve poter dire di no. Questa idea, che la libertà è finalizzata all'adesione al bene, e quindi si può dire di no. Ed è, Gadi, io credo, in questa chiave di lettura che andrebbe riletta anche Genesi 3, che è diverso allora, ecco, Genesi 3 mette in luce proprio la libertà dell'uomo che può negarsi alla volontà buona di Dio. Ed è lì che si istituisce l'ordine del bene in senso radicale. Ecco, un'altra piccola cosa sull'etica, ecco, quando parlando di etica, io intendo, che etica è un altro termine complessissimo, come ricordava Morandini, l'etica non la intendo in primo luogo né come l'insieme delle prescrizioni, delle norme, neppure come l'insieme delle elaborazioni concettuali per poter poi fondare le norme, ecco, ma lo intendo anche qui, credo forse ebraicamente, come una relazione intersoggettiva tra me e l'altro, tra me e ogni volto, direbbe Levinas, questo ordine relazionale. E poiché l'ordine relazionale, poiché non esiste soltanto un'alterità, ma esistono 7 miliardi di alterità, allora ecco il termine della relazione intersoggettiva si trasfigura subito in termini di giustizia, dove la giustizia vuol dire che ciò che io devo all'altro che è volto, lo devo a tutti i volti. E qui quando Levinas appunto arriva a dire che la ragione stessa, il logos, e la tecnica stessa sono finalizzati all'ordine delle giusto, ciò che è giusto, ciò che è buono per tutti. Ecco, dove la giustizia allora è il trasferimento delle relazioni buone intersoggettive all'ordine della pluralità, all'ordine della universalità. Ecco. Anche qui quindi non si tratta di opporre giustizia e amore, che è un altro equivoco, ma di estendere una relazione che è di gratuità nei confronti di ogni prossimo, estenderla questa relazione all'insieme degli umani. Questo appunto è l'ordine della giustizia, che comporta appunto l'ordine del nomos, della legge, del diritto, ecco, dello ius, eccetera. E l'ultima cosa, se volete poi, ecco, parlare di etica, io soprattutto ne parlo dal punto di vista biblico, quindi prescindo poi dall'elaborazione filosofica, concettuale che se ne è fatta soprattutto nel cristianesimo, nei secoli successivi, anche perché sarebbe impossibile. Quindi il riferimento è quello biblico. Detto questo, allora, ecco, io proporrei struttura un po' la proposta in questi punti, no? A mo' di flash, ecco. Il primo punto che direi che l'etica cristiana è l'etica dell'alterità. Il secondo, sono connessi questi punti, sono modi diversi poi per articolare un po' un discorso armonizzato, ecco, che abbia una sua logica. Quindi l'etica dell'alterità, l'etica della responsabilità, l'etica dell'amore, l'etica del dono, del perdono, e poi farei un accenno alla fine con la extraterritorialità della coscienza. Vi dirò poi in che senso, ecco. Ecco, il primo accenno, l'etica dell'alterità. Cosa vuol dire l'etica dell'alterità? Vuol dire che nella Bibbia Dio non è mai concepito né come oggetto del desiderio umano, questo è Platone, neppure come fine dell'umano, questo è Aristotele. Aristotele, sapete, che è un genio, ha quella definizione per Aristotele
dove Aristotele mostra che il divino, ecco, ciò che noi chiamiamo Dio, il divino, è come una calamita che tutto attira a sé. La formula aristotelica è che Dio panta kinei os eromenos, che il divino tutto kinei muove, spinge, porta verso di sé in quanto amato. Capite? In quanto amato. E la pianta, è chiaro che non è che è la pianta che ama il divino, ma è il divino che ha messo all'interno del chicco di grano questa energia, questa potenza tale che fa sì che il chicco di grano diventerà poi spiga, e così che il bambino diventerà adulto, e così che l'uomo poi raggiungerà la sua pienezza. Qual è questa pienezza? Poi, a seconda dei filosofi, per Aristotele è il logos contemplante, eccetera, eccetera. Nella Bibbia Dio non è. Questa è la ellenizzazione che è avvenuta nella tradizione cristiana. Avere pensato il Dio biblico come appunto oggetto dell'eros, oppure come telos verso cui tutto tende, no? Nella Bibbia Dio è alterità. Altro Dio rispetto all'uomo. Ma è un'alterità non indifferente all'uomo, è un'alterità che si fa radicale prossimità, che discende verso l'uomo, che si china sull'uomo, e si china sull'uomo per fare dell'uomo, come dicevo, la sua immagine e somiglianza. Io trovo davvero straordinaria la traduzione che Rosenzweig dà, ecco, di questo movimento divino verso l'uomo, che Dio farà alleanza con l'uomo per fare dell'uomo il suo luogo tenente nel mondo, che Dio opera nel mondo attraverso la presenza dell'uomo. Per questo noi non vediamo Dio che va ad asciugare le lacrime, che va a salvare un immigrato nel nostro Mediterraneo. Perché? Che Dio si è dimenticato? Perché Dio appunto è indifferente all'uomo? Ma no, perché ecco il patto sinaitico, e che Dio appunto, altro dall'uomo, vuole fare dell'uomo il suo luogo tenente, il suo rappresentante. E per questo lo ha dotato di libertà, che è una libertà finalizzata alla responsabilità. E questo mi porta al secondo momento, capite? Questa idea anche che contrasta con la libertà dei moderni, con la libertà, perché la libertà sia nel mondo greco e sia, credo, per ognuno di noi sul piano psicologico, la libertà è sinonimo di spontaneità. Ma una libertà che abbia una finalità. Levinas parla della libertà investita, nel senso che ha appunto una che l'investitura, una libertà che non abbia una investitura, che appunto che abbia uno scopo, un fine, ed è quello di amare, capite? Di amare il prossimo, di quell'amore che è l'amore gratuito, l'amore disinteressato, l'amore giusto, ecco. E questo porta subito allora al secondo momento della mia proposta, che dall'etica dell'alterità corrisponde sul piano antropologico con l'etica della responsabilità. Ma che dire etica della responsabilità è cogliere nel termine responsabilità un'accezione radicalmente nuova e diversa sul piano linguistico, semantico, e di conseguenza sul piano poi sia antropologico che teologico. Perché dire etica della responsabilità vuol dire che l'uomo allora, nel racconto biblico, non è più concepito, ad esempio, come tensione verso l'assoluto, come tensione, sforzo, come dynamis, come dinamica, come energia verso il divino. E oggi questo è di moda. A me sembra oggi domina nella riflessione teologica, ecco, una specie di naturalismo pensato, ripensato, no? L'uomo che ha questa energia scintilla, spinta. No, per la Bibbia l'uomo è risposta. Vuol dire che l'uomo è collocato di fronte ad un appello, ecco, il divino come Dio che è parola. Sappiamo che la Bibbia, il divino è parola. Addirittura il divino crea parlando, non crea, mettiamo, lottando, come nei miti cosmogonici delle letterature contemporanee o coeva di Israele, parlando. Ed esige appunto, di fronte a chi parla, una risposta, dove l'uomo è un'alterità la cui essenza è quella della responsorialità. Non potere non rispondere,
perché di fronte appunto all'appello, alla interpellazione, alla parola interpellante di Dio, l'uomo può dire soltanto sì o no, o sì o no. Ecco. E qui si apre allora anche l'altra accezione di responsabilità che emerge eticamente in questo orizzonte. Per noi la responsabilità è intesa come l'essere, il rispondere delle conseguenze delle proprie azioni. È una grande accezione, voglio dire, perché se gli umani, se noi umani fossimo responsabili ognuno delle proprie azioni, sono convinto, e credo voi con me, che l'80% dei problemi del mondo sarebbero in parte risolti. Ma però nella Bibbia, capite, qui c'è un'accezione diversa, dove la responsabilità è rispondere ad un altro da me, quell'alterità che è Dio, nel senso appunto assoluto e scatologico, ma che sul piano antropologico è ogni altro che io incontro. Per cui nel racconto biblico io sono responsabile non soltanto di mio figlio, non soltanto, ecco, delle mie decisioni, se io mi sono iscritto a un corso di laurea e devo portare a termine, ma che io sia responsabile della persona che incontro, dell'immigrato che mi bussa, del figlio che abita sotto la casa mia che appunto ha un handicap. Io devo rispondere a lui, anche se non è mio figlio, anche se non rientra nell'orizzonte del mio, dei nostri. Voi capite questo concetto, che la responsabilità è un rispondere ad un'alterità, ad un altro che è altro dall'io. Perché che uno risponde alle conseguenze che il mio io, risponda delle conseguenze che il mio io, delle scelte che il mio ha fatto, è grande, è importante, ma qui no, la responsabilità io di rispondere all'altro. Levinas direbbe al volto dell'altro, in cui si scrive la traccia dell'assoluto e del divino, in forma anonima, attraverso un imperativo categorico che è l'imperativo della nudità, ecco, del bisogno. E questo porta subito al terzo momento, che è l'etica dell'amore, perché rispondere all'altro, in cui c'è la traccia del divino, di Dio, è rispondere all'altro, anche qui, non più in quanto un desiderabile, perché ad un desiderabile non si risponde, un desiderabile attrae ed entra nell'orizzonte della nostra piacevolezza, del nostro eros, ecco. Ma l'altro, Levinas direbbe, è un volto che invoca di essere custodito, di essere protetto, di essere amato. Ecco, qui subentra quel concetto, capite, dell'amore biblico. C'è anche, veramente la Bibbia non ha il concetto di amore che conoscono le nostre lingue, che sono arrivate dalla cultura greca, l'amore come eros, dove l'eros appunto è quel movimento di un io verso l'altro, dove l'altro è percepito come attraente perché è portatore di un valore. Questo valore poi può essere la bellezza, la simpatia, l'intelligenza, la giovinezza, mettete quello che voi volete, no? Ma tutti i nostri movimenti sul piano immediato, psicologico, ecco, risponde a questa logica, no? L'andare verso l'altro perché l'altro risponde ad una mia lontana, profonda, no? Esigenza. No, qui emerge, ecco, l'amore come amore di alterità, e questo termine voi sapete che è entrato anche prepotentemente nel linguaggio della postmodernità degli ultimi 20 anni, 30 anni, no? Ecco, dove l'altro va amato non in quanto desiderabile, non in quanto risponde ad una logica interna al mio io, al mio gruppo, al mio quartiere, al mio gruppo sociopolitico, alla mia nazione, al mio continente, no? Al mio gruppo religioso, ma amato in quanto altro. Ecco, Levinas sottolinea sempre amare l'altro in quanto altro. Questo comporterebbe, ecco, di vedere, ecco, Levinas dice che l'Occidente, che tutte, lui dice, parla dell'Occidente, ma io credo
Il mio timore è che tutte le culture non hanno elaborato, non dico che non abbiano vissuto, ma che non abbiano elaborato un amore di alterità. Questo è importante, bisogna differenziare il livello del vissuto dal livello poi della, diciamo, della riflessione sul vissuto, perché sul piano del vissuto gli umani credo sempre hanno avuto esperienze di alterità, ma sul piano della tematizzazione, ecco, Levinas dice l'Occidente ha avuto una allergia nei confronti dell'altro in quanto altro. L'altro è stato sempre concepito o come alter ego, come specchio, come scintilla, oppure la modernità come limite, che è una cosa grande, però la mia libertà finisce dove appunto c'è Morandini. Non posso andare al di là del suo territorio. Però se poi lui sta male, se lui ha un bisogno, capite? Il limite, la concezione della libertà come limite, è una concezione limitativa veramente. Ecco. Laddove invece, ecco, nella Bibbia, l'altro, è, come dicevo, è il luogo storico, fattuale, dove accade questo evento, sul piano teologico, Dio, che ci fa presenti a te e ti affida il fratello. Custodiscilo, prenditi cura di lui, no? Sì, il mio luogo tenente di fronte a lui. E questa è l'etica dell'amore, capite? L'etica dell'amore. Di un amore, ripeto, di alterità, che non cancella l'ordine del desiderio, dell'eros, ma che rifonda l'ordine dell'eros e l'ordine anche della filia, lo rifonda sull'ordine. Il termine biblico è agape, il Nuovo Testamento conosce questo termine, gli scrittori neotestamentari, compresa anche la traduzione greca della Bibbia, i 70, non ricorrono al termine eros, ricorrono al termine agape, cioè una relazione con l'altro che è quella di Dio nei confronti degli umani ed è quella che Dio chiede agli umani di instaurare tra di loro, con l'agape divina, che si fa poi agape sul piano orizzontale. E il termine giustizia qui entra, capite? Come dicevo, dove l'amore appunto di agape diventa amore di giustizia. Amore giusto. Amore giusto. L'etica del dono, il prossimo passo. Amare l'altro se l'altro è un essere di bisogno. Levinas dice andare incontro all'altro vuol dire andargli incontro con il denaro, prendendo dal proprio portafogli e dandogli il pane di cui ha bisogno. Levinas ha delle pagine straordinarie sulla fame come luogo di trascendenza e luogo di rivelazione del divino. La fame, la dimensione trascendente della fame. E noi, e poi parlando ad soprattutto a noi che attingiamo alla tradizione neotestamentaria, pensiamo, cari amici, al segno, al sacramentum per eccellenza, che è la fractio panis, lo spezzamento del pane, perché appunto i fratelli devono condividere lo stesso pane. Ed è bello che noi nelle chiese poi diciamo no, si condivide il pane, ma ricordiamoci che la vera condivisione del pane non è quella che si fa nell'ambito liturgico sacramentale. L'ambito liturgico sacramentale è il segnum, il segno certamente è performativo, ma poi il vero luogo dove realizzare la condivisione del pane, cioè dire la giustizia nel mondo, il pane va spezzato poi nella quotidianità, nei giorni, attraverso una società giusta, attraverso, capite, una rivoluzione culturale, antropologica, sociale. Non vorrei che questi discorsi fossero intesi in senso sociopolitico, ma è l'etica. La fractio panis, la celebrazione eucaristica, che di per sé è l'unico vero sacramentum della Chiesa. Capite che è una provocazione, e che è etica, un'etica della fraternità che divide e spezza il pane, di cui la celebrazione eucaristica è il signum, è il segno che ci inquieta, dovrebbe inquietarci. E l'ultimo accenno faccio poi all'etica del perdono, perché
già ho detto, ecco, non da contrapporre, ma certamente l'etica del perdono, se la cifra, la parola metonimica, cioè che riassume tutto tutte le scritture ebraiche, il cosiddetto Antico Testamento, il Primo Testamento, è ugualmente indiscutibile che la parola che riassume tutto il Nuovo Testamento è la parola perdono. Ecco, perdono nell'accezione che dicevo di quel gesto estremo di dedizione che gli autori neotestamentari leggono su Gesù crocifisso, no? Quanto continua ad amare di un amore che non esclude, che non risponde alla violenza con la violenza nei confronti di coloro che gli tolgono la vita. Ecco, questo gesto estremo di perdono, che è la condizione di possibilità, perché il mondo che ha, come dire, avvitato nella logica della inimicizia e nella logica vittimaria. Su queste cose ha lavorato moltissimo René Girard, questo antropologo che è scomparso recentemente, dove appunto fa vedere che il dramma è la radice della violenza tra gli esseri umani, ciò che impedisce agli esseri umani di vivere in giustizia e in fraternità è il meccanismo appunto del capo espiatorio, cioè il meccanismo della violenza, capite? E che allora si richiede spezzare il meccanismo della violenza, perché soltanto spezzando questo meccanismo si possono riattivare poi, come dicevo, i processi di umanizzazione, di fraternizzazione. E questo è l'evento della croce che Gesù appunto, che il Nuovo Testamento, ecco, chiama poi nel termine perdono, che vuol dire doppio dono. Ecco, ridare a colui che fa il male, ecco, non chiudere chi fa il male nella logica del male e soprattutto non farsi contagiare dal male dell'altro, perché il male dell'altro, il male ha una logica che è pervasiva e non soltanto distruttiva nei confronti di chi lo fa, ma il male è distruttivo nei confronti di chi sta accanto. È come l'aria inquinata, capite? Ecco, allora io leggo in questo, qui la logica del perdono, ripeto, come condizione di possibilità di poter tornare all'ordine della giustizia e all'ordine della fraternità. L'ultimo accenno, un accenno vorrei farlo alla dimensione extraterritoriale della coscienza. È una formulazione un pochino forse strana. Cosa intendo? Non so se voi ricordate che cos'è la extraterritorialità. È un istituto giuridico che consiste nel fatto che chi abita un territorio è sovrano ed è libero rispetto a quel territorio, cioè non è tenuto a rispettare, non è sottoposto alle regole del territorio, di quel territorio. No, se il Vaticano, no, è luogo extraterritoriale. Ecco, cosa intendo che la coscienza etica è extraterritoriale? Lo devo darmi d'orizio questa immagine, no? Intendo che l'esperienza etica, l'esperienza del bene e del male, voi la trovate dovunque. Dico l'esperienza, non il linguaggio, il vissuto, dovunque, in tutte le culture, in tutte le ideologie, in tutte le filosofie, in tutte le religioni, con nomi diversi, eccetera, eccetera. Però i nomi sono diversi e soprattutto la fondazione del bene e del male, cioè se uno volesse appunto fondare razionalmente, questo è quasi impossibile. Allora, l'immagine della extraterritorialità, con questa immagine, ecco, intendo questo, no? Che l'esperienza del bene e l'esperienza del male non si fondano, ma si autofondano. Le filosofie, le religioni,
le sapienze sono interpretazioni dell'evento etico, ma non sono il fondamento dell'evento etico. In quel senso l'evento etico è extraterritoriale. Ed è qui che io trovo un po' la domanda che poi Morandini mi ha fatto quando mi ha mandato l'email per invitarmi a questo incontro, no? Qual è il legame tra le religioni, l'etica? Io penso che il legame che è il reciproco riconoscimento delle esperienze etiche. L'etica cristiana, io penso come ogni etica, non deve né negare le altre etiche, né contrapporsi alle altre etiche, neppure rivendicare un livello di superiorità rispetto alle altre etiche. Io credo oggi, ecco, il pluralismo in cui viviamo deve portarci a ripensare tutto questo, ecco. Le etiche tra di loro devono coriconoscersi sul piano del vissuto. Cambiano le interpretazioni o le fondazioni. Ecco, può essere di aiuto, ripeto, la peste di Camus, come rendere un pochino più comprensibile quello che voglio condividere con voi, no? Voi sapete, sono al centro del romanzo di Camus, c'è un medico ateo e poi c'è il prete. E quando si tratta, appunto, il prete lascia, perché oramai la peste è invadente, il medico ateo rimane e il prete rimane sorpreso: ma tu perché resti? Chi te lo fa fare? Qual è la ragione per cui tu resti? E il medico risponde: dice, sento che devo restare qui. Poi dà una motivazione, capite? Perché? Perché il bene? Sento che è bene. Poi tu lo puoi interpretare, no? Perché appunto è Dio che me lo chiede. Oppure perché è la natura umana entro cui si iscrive. Oppure perché gli dèi me lo hanno chiesto. Oppure non mi interessa saperlo, so che è così. Cioè che l'esperienza del bene e l'esperienza del male si autoattestano. In questo senso il mio maestro Armido Rizzi ha coniato anche un'altra terminologia parlando della laicità della coscienza etica, intendendo per laicità non l'accezione, quella appunto che la contrappone a clero, capite, no? È laico chi non appartiene a chi non crede, oppure che è laico nel senso di chi ha una visione critica rispetto a invece chi ha una visione dogmatica. Lui dà una nuova accezione, ecco, laicità nel senso di laos, che è universale. Ogni uomo, ogni donna è abitata dalla percezione più o meno albale, più o meno, diciamo, ecco, profonda e a volte indicibile, di che cosa è buono e di che cosa non è buono. E quello che è buono è un po' quello che diceva anche Magadi, no? La relazione con l'altro, fare qualcosa per l'altro, non danneggiare l'altro. E al centro delle etiche, guardate, c'è sempre l'attenzione all'altro in quanto essere di bisogno e l'altro soprattutto in quanto ultimo, in quanto, ecco, nella Bibbia la grande attenzione all'orfano, alla vedova, al carcerato. Pensate a Matteo 25, noi che conosciamo il Nuovo Testamento, no? Dove sarà giudicati da comportamenti talmente elementali ed elementari. Gaddi diceva quasi sono ovvi, no? Nel Nuovo Testamento ancora sono più sconvolgenti, perché il rapporto con chi ha fame, con chi ha sete, con chi è nudo, con chi è carcerato, con chi è malato. Situazioni che noi ci attraversano ogni giorno. E lì accade che cosa? La nostra salvezza escatologica, definitiva, la tua vera umanità, là si gioca. Non si gioca quindi sul piano della fondazione etica, sul piano delle filosofie, delle teologie, ma si gioca sul tuo comportamento con l'altro, nella nudità e quasi ovvietà,
Ecco, di queste cose semplici. Anche Paolo, chi legge il Nuovo Testamento, no? Siate miti, non arrabbiatevi con l'altro, siate eccetera, eccetera. Ecco, questo allora. Ecco, termino allora con questo riferimento, che forse il vero male allora è l'indifferenza. Mi ero portato con me un testo bellissimo di Wiesel, ecco, e poi Papa, il nostro attuale Papa Francesco, che parla della anestetizzazione, no? Ecco, e l'indifferenza è appunto non percepire l'alterità dell'altro, il volto dell'altro, e l'etica è la relazione con l'altro, ed è fare del volto dell'altro il principio di comportamento e di rifondazione dell'umano. Ecco, vi ringrazio, ecco, per l'ascolto. Due relazioni, ambedue di grande spessore. A Carmine grazie per questo suo magistrale contributo. Abbiamo adesso una ventina di minuti abbondanti per un po' di dibattito. Chi ha qualche questione da porre, qualche domanda, qualche interrogativo, abbiamo il microfono che Paola gentilmente mette a disposizione. Segnalate il vostro nome, così, tanto per dare un riferimento.